canale qui e ad oggi siamo in un videoblog. Finalmente, dopo tantissimo tempo che non vi parlo così direttamente, senza un copione, così a caso. Questo video, ragazzi, lo sto facendo per diversi motivi. Il primo, come avete letto dal titolo, per il fatto che sul video di Pokémon che sta andando alla grande, se non l'avete visto, eccolo qui. Non lo so, sta qui comunque sulla schermata. E se non siete da computer, guardate in alto a destra, quindi qui, mi sa, sì. Cliccate qui e andrete subito al video che sta andando veramente benissimo. Io non mi aspettavo un successo del genere, ragazzi, veramente incredibile. Vi ringrazio tantissimo, cioè, ha battuto ogni record e continua a crescere. E sto aumentando di iscritti grazie a quel video e quindi grazie a voi che l'avete condiviso e avete fatto in modo che quel video arrivasse a qualcuno e che quel qualcuno lo mandasse a qualcun altro, e quindi la catena che si è creata. Inoltre volevo anche farvi vedere questa fantastica maglietta, ragazzi, mi ha regalato la mia ragazza, è bellissima. Cioè, guardate Naruto che fa la Deb, guardate guarda che bello, guarda che bello Naruto, guarda che bello. Per chi non lo sapesse, io sono un grandissimo fissato sia di Naruto che di One Piece che di Iron Man. Io adoro Iron Man. Ragazzi, però su quel video in moltissimi mi hanno fatto notare, giustamente, che ho sbagliato la pronuncia. E va benissimo, ho detto Gyarados invece che Gyarados. Ma sono errori che capitano, insomma, è un errore. E molti hanno detto capire che questo ragazzo non sa nulla sui Pokémon quando ha pronunciato Gyarados. Ok, allora, lì per lì stavo registrando abbastanza di fretta per poter far uscire il video il giorno stesso, e quindi non ho fatto la correzione. Non mi sono reso conto che lì per lì ho detto Gyarados invece di Gyarados, e quindi sono andato avanti. Non avendo una clip di riserva in cui lo dicevo per bene, non potevo correggerlo. E quindi che cosa c'entra il fatto che ho sbagliato una pronuncia, che tutti sbagliano pronunce continuamente, con il fatto che io non so nulla sui Pokémon? Che poi non è vero, ho giocato a tantissimi giochi Pokémon, sia sugli emulatori che per il Nintendo DS, quindi li ho giocati. Ma qual è il nesso? Spiegatemelo voi, qual è la correlazione tra sbagliare una pronuncia e non sapere qualcosa sui Pokémon? Veramente, non lo so, spiegatemelo voi qua sotto nei commenti. Altra cosa, ragazzi, è che sto crescendo veramente tantissimo, tantissimo grazie a questo video. E il fatto è che ancora lo speciale del 2000 non è uscito, siamo già a 2500. Quasi, nel momento in cui sto registrando questo video, siamo a quasi 2500. E io ancora non ho registrato lo speciale. Spero di poterlo registrare oggi e di farvelo avere la prossima settimana. È una cosa incredibile la crescita esponenziale che sto avendo in questi ultimi giorni. Come molti di voi sapranno, se mi seguono su Telegram, se mi seguono su Instagram, sapranno che come speciale avevo realizzato insieme a J. Cross, vi lascio il suo canale in descrizione, lui ha realizzato le grafiche prendendo il mio logo e giocandoci un po', avevo realizzato le maglie, e le maglie sarebbero state vendute dal mio sito internet. E quindi avrei potuto gestirle in modo differente e poter quindi mettere una firma sulla maglia, quella dello speciale 2000 iscritti, oppure metterci dentro una lettera, comunque per non rovinare la maglia, in cui parlavo direttamente all'iscritto che aveva comprato quella maglietta con il suo nome sulla lettera e tutto il resto. Non una lettera standard per tutti, ma bensì scritta da me al momento, visto che comunque non penso siano in molti quelli che compreranno le mie maglie. Cioè, non mi aspetto un boom di acquisti, mi aspetto 4-5 acquisti, a dirla grande, 5 acquisti sono tantissimi. Il problema è che con il negozio che mi ero messo d'accordo è sorto il problema di agosto. Come sappiamo, agosto è un mese problematico per tutti. Ebbene, fino a settembre loro non possono stampare le maglie. Di conseguenza ho ripiegato su una soluzione che avevo già visto tempo fa, e su una soluzione sempre la stessa che mi ha consigliato uno di voi tramite messaggio privato su Instagram. E quindi sì, mi ripiegherò su quel sito, vi metterò il sito in descrizione appena saranno pronte. Nel momento in cui uscirà lo speciale ci sarà il link in descrizione. E quindi niente, ragazzi, purtroppo non posso fare quello che volevo fare, ossia darvi qualcosa di mio per questo speciale. Ma comunque ci sarà modo, perché sarò presente a Romix, sarò presente anche ad altre fiere, spero. E quindi avrò modo di incontrarvi e di ringraziarvi di persona, che è ancora meglio, penso. Un'altra cosa, ragazzi, è che la prossima settimana partirò in vacanza, ma questo non vuol dire che mancheranno i video. Infatti li sto registrando tutti insieme per editarli, visto che la mia connessione ci mette
3 ore per caricare un video su YouTube. E il mio computer ci mette 2 ore per renderizzarne uno. Questo significa 5 ore a video. Quindi per portarvi almeno 2 video per la prossima settimana saranno 10 ore di lavoro. Ma va bene così, insomma. Mi fa piacere comunque non lasciarvi senza video, perché l'anno scorso sono stato via una settimana in Albania e vi ho lasciato senza video. Questa volta vado in Croazia e non vi lascerò senza video, vi lascerò almeno 2 video, spero. Adesso mi sto organizzando, sto vedendo bene la programmazione, così che voi non rimaniate senza video e vi dimentichiate della mia esistenza. Ragazzi, visto che parto per la Croazia, ovviamente non ho la possibilità del roaming di internet, cioè non è che vado a pagare 3 euro a settimana alla Vodafone per avere internet all'estero. Ma per fortuna c'è la ChatSIM, che alcuni di voi possibile che abbiano visto nelle pubblicità. ChatSIM è una SIM che vi permette di viaggiare ovunque nel mondo e avere comunque internet illimitato per le applicazioni di messaggistica. Questo comprende anche Telegram. Quindi sarò attivissimo su Telegram, perché tutto quello che non dico su Instagram e sugli altri social lo riverso lì. Quindi iscrivetevi al canale di Telegram, perché almeno in questa settimana avete delle mie notizie. Naturalmente risponderò ai commenti, ma soltanto la sera quando torno a casa e avrò il wifi, e quindi potrò rispondere ai vostri commenti che vedrò durante la giornata. Vado lì e vi posso rispondere pian piano. Ditemi ragazzi qua sotto nei commenti se vi piacciono le top, se vi piace questo nuovo format che sto sperimentando e che vedo che sta andando abbastanza bene. Ditemi voi qua sotto se vi piacciono oppure se dovrei cambiare totalmente e andare su un'altra strada, perché sembra facile ma non lo è lavorare qui da quest'altra parte della telecamera e scegliere bene che cosa portare sul proprio canale, perché ad alcuni può piacere, ad alcuni no, e il nostro scopo è quello di rendere felici, di accontentare la più grande parte, la maggior parte dei nostri iscritti, e quindi riuscirci è quasi come giocare una partita a scacchi in cui devi fare per bene le mosse per non mandare in fumo un anno di lavori. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per tutto quello che sta succedendo, per le 25.000 visualizzazioni, per i 1.000 like, per i 200 dislike, grazie a tutti per tutti i commenti, per tutti i nuovi iscritti che sono arrivati su questo canale, che non so come ci siate arrivati, ma grazie veramente tantissimo. E io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di passare dai link in descrizione di Telegram e di Instagram e di Facebook, soprattutto Telegram, come vi ho già detto sarò attivo lì questa settimana. Noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video, ciao!